Intanto faccio immediatamente gli auguri di pronta guarigione al collega che ha subito delle ferite in seguito a questo episodio. Episodio che è significativo di due punti importanti. Il primo è che il dispositivo di controllo del territorio predisposto dal questore Bruno Megale ha funzionato alla perfezione, tant'è che il soggetto sospetto è stato comunque assicurato alla giustizia prontamente. E il secondo punto che vorrei sottolineare, che per me da sindacalista è anche più importante, è stata la prontezza degli agenti e il loro coraggio di fronte a una situazione in cui non hanno esitato a rischiare la propria incolumità per assicurare questo malfattore alla giustizia. Purtroppo il problema delle forze dell'ordine in questo momento verte sulla mancanza di uomini, sulla mancanza di risorse, sulla mancanza di mezzi e da un punto di vista ideologico, sulla mancanza di autorevolezza che hanno le forze di polizia. Autorevolezza che deve provenire, deve avere la sua origine nella legge. È impossibile che signori che commettono dei reati restino impuniti. Di fronte a una sanzione importante, un signore che sta alla guida di una vettura, di un'autovettura probabilmente senza assicurazione, ci pensa due volte, uno a camminare senza assicurazione e due a non fermarsi all'altro della Polizia di Stato.